Ho deciso quest'anno di ripetere l'esperienza dell'anno scorso, però anziché tre catechesi ne facciamo solo due. La prima è questa di Padre Davide Bianchino, l'altra del provinciale sullo scapolare, che viene, sarà domenica quella lì. Mentre invece domani sera pregheremo sul piazzale, no? È più ampio, così facciamo l'intronizzazione, così non facciamo la processione della Madonna perché è pesante, tutta la trasportiamo lì davanti, poi facciamo una piccola processione dove incoroniamo, no? Sarà un bambino che magari porterà. Sono momenti belli per stare insieme e per diciamo riuscire anche a concludere poi praticamente, ad esempio quello che farò io poi dopo, dell'insegnare i nostri canti mariani carmelitani. Lo Scarmeli lo sappiamo già, Rosa Carmeli forse no, e l'ho proposto anche Davide, perché è in tema con quanto ci dirà lui, col tema della verginità feconda di Maria. Era questa, no? No, no, abitare. No. Quello è l'articolo che abbiamo fatto. No, ma abitare. Il legame con Maria. Sì, il legame con Maria. È lo stesso. Lo scapolare carmelitano, habitus da abitare, abitare Maria. E lei però ci genera, ci porta nelle sue viscere verso il paradiso. Questo sarà il tema di Rosa Carmeli. Dai. Magari iniziamo con l'Ave Maria, che è il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre bellezza del Carmelo, prega per noi. No, le retrovie mi hanno già lanciato la sua buonasera a tutti, dicendo stai in quella posizione lì, vediamo. Io ci provo a stare seduto, poi se non mi riesce mi alzo. Il tema che mi aveva proposto lui, me lo sono inventato, poi l'abbiamo, il titolo, vabbè, è giustato però. Senti Carlo, mi senti? Come fosse? No, si sente, volevo capire se a livello di suono... Ma c'è il rimbombo lui, no? Mettiti qua, forse è peggio. Forse lì è meglio. Carlo, no. Mettiti qua. Qui si sente benissimo. No, ma c'è troppo fuori, è questione di intensità. Una sedia. Con questi apparecchi che c'ha, sente su singhiozzo. Sente l'intensità. Sì, la sedia. Importante. Allora, l'argomento è lo scapolare carmelitano, due punti. Abitare, tra virgolette, il legame con Maria, che detto così sembra una cosa, ma adesso vediamo di renderlo fruibile, di snocciolarlo, di renderlo qualcosa che vada a toccarne, ci provo, spero. Se noi prendiamo la Treccani, molto più facile sul telefono evidentemente, andiamo a cercare il significato di scapolare. La Treccani ti dà tre significati diversi. Poi ascoltate bene. Il primo, quindi quello principale, che concerne la scapola o le scapole. Il cingolo scapolare, cioè l'insieme delle ossa che collegano torace e arto superiore. Questo è il primo significato. Secondo significato... Sopraveste indossata dai primi benedettini durante il lavoro dei campi per preservare l'abito monastico.
che poi è diventato parte dell'abito di alcuni ordini religiosi, consistente in una striscia rettangolare di panno con un'apertura per passarvi la testa che copre la larghezza delle spalle, pende sul petto e sul dorso ed è fornita di un cappuccio. Ok? Descrivete, questo è il secondo significato. Terzo significato, più familiare, scappare via rapidamente e furtivamente sottraendosi a una situazione rischiosa o indesiderata. E un esempio è: riesce sempre a scapolare dalle situazioni spiacevoli. Ulteriore significato all'interno di questo: evitare un pericolo o un ostacolo durante la navigazione lasciandolo di poppa. E quindi ha questo valore, se volete, di evitare dei pericoli, proteggere. Li leggo tutti e tre, poi mi fermo e dico: Maria non esiste da nessuna parte qua, proprio per la Treccani e quindi per la lingua italiana legami con Maria non ce ne sono, legati allo scapolare. E li rileggo al contrario, parto dall'ultimo significato, protezione, quindi scappare dai pericoli, dalle difficoltà, abito, la sopravveste che mettevano prima i monaci benedettini, poi appartiene ad alcuni ordini religiosi, vedi noi carmelitani, e poi il corpo. Sui primi due significati, che poi sono gli ultimi, nulla da discutere, no? Lo scapolare mi protegge, lo scapolare è anche chiamato abitino, perché è più piccolo, quello che portano i laici, anche noi quando non abbiamo l'abito ce l'abbiamo sotto, questa consacrazione alla Madonna. Del primo significato se ne è persa quasi il valore, o comunque quello che era l'origine, no? Lo scapolare, le scapole. E riflettendo su questo, forse è per quello che abbiamo perso, mi viene da dire, il legame con Maria. A partire dal Carmelo, perché se tu ti fissi solo sulla protezione, non sto negando la protezione, però se sottolineiamo solo quell'aspetto, oppure il fatto che sia l'abitino che metti per cui Maria ti protegge attraverso questo segno, forse perdi di vista il vero legame con Maria, perché può starci anche senza, apparentemente. E il punto di partenza me lo dà veramente la Treccani, il corpo. E dobbiamo recuperare quella dimensione del corpo. A differenza di altre devozioni, aspetti di questo genere della tradizione cristiana, lo scapolare di per sé e comunque il legame che Maria ha col Carmelo non nasce immediatamente da un'apparizione o qualcosa del genere. È qualcosa di altro. Si tratta di trovarlo, questo legame. Per trovare questo legame proviamo a partire. C'è tutto un discorso storico che viene fatto benissimo, non mi sto muovendo in quella direzione. Spero di essere stato chiaro fino qua. Sì, no, boh, forse. Fatemi dei segni, così so se proseguire. Credo che veramente si tratti di recuperare il corpo e la carne. Noi siamo sbilanciati. La società tutta sul corpo e la carne, adesso la Chiesa che cerca di recuperarlo, dopo averlo negato, il corpo e la carne, è lì in mezzo. E invece lo scapolare, che riguarda il corpo e la carne, perché anche se fosse semplicemente l'abitino, sta sul corpo e sulla carne, e quindi ha bisogno del corpo e della carne, senza il corpo e la carne non sta. Sottolinea bene quello che è l'aspetto fondamentale mariano. Maria non solo è corpo, carne, non dimentichiamo mai, assunta in corpo e spirito, tutto. Maria è ancora carne, non è qualcosa di vago lì. Ma non solo è corpo e carne, proprio perché è corpo e carne, ha dato corpo e carne al Logos,
Senza Maria, che è corpo e carne, il Logos non avrebbe preso corpo e carne. Quel legame fondamentale che noi poi viviamo con Gesù, senza di lei non ci sarebbe. E senza, non di lei in generale, ma senza il suo corpo e la sua carne. Quindi diventa fondamentale in Maria, la tutta santa, la Vergine, che poi a noi sembra, perché non riusciamo a tenere le due cose insieme, no? Se è tutta santa, se è Vergine, la carne, il corpo, cose sbagliate. No, invece senza il corpo non c'è la carne di Cristo. E senza la carne di Cristo il Logos non esiste in mezzo a noi. C'è, scusate, ho esagerato su questo punto, c'è, ma non è presente come si è reso presente, no? Non si è fatto carne, detto in questo posto, in questo luogo, ha tutto un suo perché sul farci riflettere sull'incarnazione. Allora Maria è colei che dà carne, corpo al Logos, perché ha carne e corpo. Anche lei aveva uno scapolare, cioè questa giuntura, no? Rileggo, scapolare che concerne la scapola o le scapole, il cingolo scapolare insieme delle ossa che collegano torace e arto superiore. Anche lei, come tutti gli esseri umani, e così anche il Logos fatto carne, l'uomo Dio, Gesù Cristo. Aveva, cioè, hanno uno scapolare anche adesso. Non sono da meno. E ognuno di noi qua ha uno scapolare. Ah, tra virgolette, e senza lo scapolare non stai in piedi, non ci sei, non esisti. Per un ammasso di ossa che sono lì, lo scapolare tiene insieme. E proprio sul tenere insieme diventa importante. Che cosa significa la parola Logos? Noi lo traduciamo come il verbo si fece carne, la parola si fece carne. In realtà il primo significato non è stato quello nella storia, almeno secondo la ricostruzione, io sto sui testi. C'è un testo che ci aiuta a capire qual è il significato originario di Logos, che non esclude l'altro, adesso ci arriviamo, non sto negando i significhi verbo, parola e tutto quello che comporta. Nella lettera agli Efesini, San Paolo, al capitolo 4, dice questo, abbiate pazienza, vi leggo tutti i versetti per arrivare al centro dove voglio portarvi e per farvi capire qual è il significato originario del termine Logos. E il Logos, ricordate, è Cristo che si fa carne, prende corpo da lei, quello che normalmente verbum caro factum est, no? Che trovate scritto in varie parti di questo santuario. E lui che ha stabilito, quel lui ovviamente Dio, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, perché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il Capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. San Paolo sta parlando del corpo che è la Chiesa, costituita da vari membri che sono tutti legati tra di loro, e chi li lega tutti? Cristo. All'interno di questo testo, al versetto 16 in particolare, c'è un termine che noi traduciamo come, ve lo rileggo, dal quale tutto il corpo, cioè dal capo Cristo, tutto il corpo della Chiesa, cioè noi, perché noi siamo il corpo della Chiesa, attraverso Cristo,
è ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Cristo, il Logos, tiene insieme, connesso, termine quanto mai di moda oggi. Connesso però è la traduzione che dà la Bibbia di un termine greco. San Paolo non scriveva in italiano, no? E quello che noi traduciamo con connesso, che è corretto, va bene per renderci comprensibile il tutto, connesso siamo tutti d'accordo che significa unire, no? Tenere insieme in qualche modo, quando sono connesso, no? Ha alle sue spalle un termine greco. Adesso dico una parolaccia, così, perché greco, non perché io sia un grecista, assolutamente, sono un asinaccio, da questo con le lingue faccio proprio paura, però ve la leggo così, piana, così, soprattutto sottolineo per farvi sentire il suono. Quel termine connessione, connesso, in greco è sun argologumenos. Sì, bravo, grazie che mi hai corretto così. No, è vero, è sì. No, ma va benissimo. Te l'ho detto prima che sono una disagio. Ripeto, sun argologoumenos. No, avete sentito che c'è un termine che abbiamo già ripetuto tante volte, logoumenos, logos. Sun in greco significa con. Allora, quel logoumenos, arlogoumenos, invece è giuntura, incastro, scapolare, quello che tiene insieme, no, le varie giunture, che congiunge. Allora, la radice di logos in greco, e quindi il significato originario, è quello proprio di da cui deriva il verbo legein, da cui poi deriva logos. Scusate questo giro di parole, ma secondo me ci siete, non è così difficile, perché non siete assolutamente sciocchi, credo che, a meno che io non sia riuscito a spiegarmi, ditemelo. Però quel connettere è quello che fa il logos, cioè tiene insieme, lega, raccoglie, okay? Quindi il significato originario di logos è creare legami, raccogliere, tenere unito il corpo, esattamente come lo scapolare tiene insieme le ossa. Allora, se questo ci sta, quando io parlo, quello che sto facendo, che cos'è? Legare insieme delle parole. Per parlare, come per leggere, quindi l'altro significato di logos ci sta tutto, verbo piuttosto che parola, ci siete? Ma il punto di partenza, la cosa fondamentale che spesso ci perdiamo, e su questo ci sarebbe da dire, a mio modo di vedere, sulla Chiesa, perché la Chiesa si perde il significato del corpo mistico della Chiesa, la Chiesa come corpo, ormai oggi è tutto individuale, mi piace, non mi piace, questo mi va bene, invece no, noi in questo momento siamo il corpo di Cristo e il capo, come dice San Paolo nelle lettere agli Efesini, ci connette gli uni gli altri. Noi siamo tutti connessi dal Logos, perché il compito del Logos è quello di legare, di tenere insieme. Quello è il significato originale. Proprio perché tiene insieme, allora è parola, diventa parola. Devo legare i termini perché ci sia un discorso. Chi è che permette che ci sia questo legame? Maria? Senza il legame del corpo di Maria, della carne di Maria che dà corpo e carne al Logos, non ci sarebbe nessuna connessione. Senza di lei, che è stato il primo legame di Cristo qua, senza negare il legame col Padre, vanno tutti insieme, evidentemente, nello Spirito, ma il legame di Maria è quello che poi permette di connettere insieme noi e che il Logos ha potuto fare, vivere, no? Connettere, mettere insieme. Se lui è quello che crea il legame tra tutto, lo è a partire dal legame con lei. Ora, io vado a recuperare, ma sono delle cose da ABC, i miei trascorsi, perché poi non si butta via niente, il Signore sa usare tutto.
Io sono perito tessile in origine. I tessuti sono legami, perché è un incrociarsi di trama e di ordito, no? Ok? E questa immagine, al di là di Maria, che materialmente, no, anche una certa tradizione l'ha portata avanti per secoli, c'è ancora, no? Che crea quella tunica, quell'abito di Cristo tessuto, no? Quindi lei ha creato il legame che copriva il Cristo, che è il legame, passatemi il gioco di parole, no? Quindi è una che con i legami, Maria, ci andava proprio a nozze, no? E del resto sono il primo miracolo, il primo segno, nasce da lì, da un legame, quello tra uomo e donna. E lei è quello che permette questo legame, questo intrecciarsi, essendo il primo legame, il bambino, il primo legame che ha, cioè, con la mamma, e non quando nasce, no? Ma prima, nel grembo, il Cristo ha passato gli stessi 9 mesi che ha passato ognuno di noi. Al punto tale che dei padri della Chiesa, illustri, hanno delle espressioni bellissime su Maria, da questo punto di vista, su Maria che crea legami rispetto al Logos, cioè gli dà carne, e poi il Logos può permettere di creare legami. Scusate se ripeto, ma volevo che il concetto restasse. San Proclo, siamo nei primi secoli dopo Cristo, dice che il grembo di Maria, diceva, scriveva, che il grembo di Maria è come se fosse una filanda. Il grembo è come se fosse una filanda, termine, se volete, un po' a cacco superato, che ha tessuto una spola divina, un chitone non cucito, il corpo indossato da Dio. Maria, il ventre di Maria ha tessuto, no? Bellissimo questa idea della filanda, no? C'era quella canzone, molto bellissima, che metteva, che... ha tessuto il corpo indossato da Dio. Bellissima questa espressione, quando l'ho letta mi sono detto wow, sono stato fermo lì, ho detto il corpo indossato da Dio, il Logos non avrebbe avuto nessun corpo se lei non glielo tesseva. O meglio, qua è ancora più profondo per dirvi quanto è carne il grembo di Maria, quasi che fosse una cosa a parte, no, rispetto a Maria. Il grembo, quella pancia, quello che c'è dentro. Quando dice carne, quando dice corpo, quello ha permesso di tessere quest'abito che Dio ha indossato. Sant'Andrea di Creta, più famoso, ma un po' più noto forse, diceva questo, scriveva questo in un... non importa, uno degli inni più importanti suoi comunque. Vi consiglio gli inni di Andrea di Creta, sono un po' lunghi ma sono belli, sono una cosa per ti perdi, proprio poesia pura, bellezza, ti apre, no, scusate la divagazione. Il grembo della Vergine ha tessuto il corpo di Cristo con tinta di porpora, questa bellezza, questa che richiama chiaramente la passione, no? Però quest'idea della del grembo, di nuovo anche lui, no? Questa finezza di soffermarsi sul grembo di Maria, della Vergine che ha tessuto il corpo di Cristo con tinta di porpora. Bellissimo, no? Questa idea. Quindi questa donna che tesseva materialmente e che dentro di sé ha potuto tessere e creare questi legami, questo legame che ha, che poi permette di essere legame. Dicevo che un abito è fatto di legami, trama e ordito, dipende da come incrociano e ti salta fuori il tipo di tessuto diverso, no? Perché il tessuto dipende tanto dal filo quanto da come li fai intrecciare i fili, perché ottieni una cosa piuttosto che un'altra. E questo dovrebbe farci riflettere anche sulla Chiesa, perché funziona allo stesso modo, dipende da come intrecciamo noi che siamo i fili e teniamo insieme in maniera diversa le cose. L'abito, quindi questo legame, questo tessere l'abito, cosa sua, richiama, no, l'abitus, richiama l'abitare.
sono nella stessa radice in latino, non si può sbagliare. Habitus, abitare, abito, richiamano tutti lo stesso aspetto, che è un aspetto fondamentale. Un termine che usiamo tantissimo in maniera spregevole o comunque negativa, che è abitudine, no? Ma abitudine deriva da abitare, deriva da casa. Allora, quell'abito richiamano fin da piccoli un aspetto fondamentale, l'attendibilità. Quando il mago di Oz finisce con una frase, con un'espressione, dopo tutto il viaggio che ha fatto, che è: posto come casa non c'è. Da che cos'è che nasce la fiducia del bambino? Questo lo dico io, sono pedagogisti, illustri, studiosi. Dalla casa. La casa è il luogo affidabile per eccellenza. In casa so che ci sono le mie cose. So dove sono i miei giochi, so dove la mamma, so dove il papà. Quindi quell'abitare, quando io abito, dico fiducia, dico attendibilità. Quindi provate a mettere insieme i passaggi, li metto insieme con voi, no? È chiaro che l'attendibilità, la fiducia che ti dice l'abito e l'abitare, la sicurezza, il pavimento, no, di una casa mi dice l'attendibilità di una casa, so tranquillo, no? Non casco, tiene su. E lì il bambino sperimenta lì il fatto che il mondo è affidabile, perché sta in piedi, no? Non crolla. C'è quel pavimento, che è il pavimento della casa. Richiama, se volete, il discorso iniziale, quello che facevamo, quello che facevo, sui significati dello scapolare, no? Lo scapolare come forma di protezione, di sicurezza, di attendibilità, di fiducia. Ripeto, non va negato, ma va recuperato in senso pieno, a partire dal legame. Il legame con Maria per il Carmelo permette di abitare i legami della vita, i legami nella Chiesa, ed è quello che fa lo scapolare, connettendoci tra di noi in maniera giusta, in maniera buona. E allora, quell'abitudine che dicevo, di solito noi vediamo come qualcosa di negativo, cioè un'abitudine, no, abitudinario, tutto dispregiativo. In realtà va a recuperare l'habitus. Le virtù erano definite come habitus buono. Perché un abito buono che lo porti, che ti sta bene, non è negativo anche se lo porti più volte, no? Allora, lo scapolare ti permette, cioè richiama questo discorso di custode della vita. Un gesto abitudinario custodisce la vita. Portare lo scapolare sempre dice questa dimensione del custodire, ma non esiste senza la dimensione del legame, perché la casa non è che diventa affidabile di suo. Quindi il mio abito, il mio habitat, abito, habitat, dove sto bene, nasce dal legame con la mamma e col papà. Se non c'è quel legame prima, la casa non diventa un luogo affidabile, attendibile. Allora, il punto, il centro, il fuoco di tutto il discorso è proprio quello. Maria, Logos, lei che fila e gli dà carne e permette questo aspetto fondamentale. Allora, lo scapolare, prima di essere ogni altra cosa, è veramente corpo. Indossare lo scapolare è partecipare di quel legame con Maria, prendere il corpo che Maria ha dato a Cristo. Il cristiano diventa qualcuno su cui Maria tesse ancora oggi, no? Quel Logos gli dà carne, lo fa diventare presente. Oggi il Logos ha bisogno di noi, bisogno nel senso che siamo noi, no? Che formiamo il suo corpo, e quindi ognuno di noi diventa quell'espressione, quella carne materiale, concreta,
ma che ha bisogno di essere connessa prima di tutto con lei, e lo scapolare prima di tutto dice questo, poi chiaramente dal legame con lei ti dice la protezione, ti dice tutto quello che lo scapolare sapete che si dice, no? Ma se perdiamo di vista quell'aspetto lì, che invece il Carmelo ha centrale, tant'è che c'era una monaca che mi diceva anni fa, no? La dimensione dell'incarnazione è peculiare del Carmelo. Poi per incarnazione non significa che non c'è la resurrezione, fa parte dell'unico mistero. Però quel dare carne, quell'incarnare adesso, lo dice molto bene lo scapolare, perché Maria è quella che dà carne, Maria è quella che crea il legame, ma devi partire dal legame con lei, no? Perché sennò rischi di non essere generativo. Il problema di oggi, problema potrebbe essere, non lo so, ma quello che nella Chiesa poi emerge, è che lo scapolare invece di diventare qualcosa che mi connette, è qualcosa che mi protegge, e allora va nella direzione dell'antifurto. Ma noi oggi individuali come siamo, leggiamo tutto in quella chiave lì, ho bisogno di qualcosa che mi protegga. No, è il legame che poi genera quell'affidabilità e quella protezione, e mi connette con gli altri che hanno lo stesso legame con lei. Se perdiamo di vista l'origine, rischiamo di dire delle cose che poi non stanno insieme, tutte vere, ma tutte parziali, tutte che mi richiudono invece di aprirmi. Quello che invece fa lo scapolare, quello che fa il Carmelo, lo scapolare mariano, è proprio questo, di aprire all'interno della Chiesa, di continuare a generare quel verbo attraverso la carne di ognuno di noi, sotto la sua protezione, sotto il suo sguardo, ma per formare quel corpo di Cristo che ancora oggi esiste, che ancora oggi c'è, criticato, tutto quello che volete, ma che è il corpo di Cristo e che siamo noi in questo momento, Chiesa, qua, presente, visibile, connessi gli uni agli altri, guardate che da chi c'è al centro, la Madonna, no? È anche simbolico del fatto che ci stia generando in questo momento, e siamo tutti connessi, siamo tutti qua, no? Fortunatamente non in maniera virtuale, ma reale, concreta, con la carne, perché lei genera e fa questo. Io mi fermo qua. Grazie. Questo prone rimbomba è fantastico. Hai visto che c'entrava la comunità? Ma no, vabbè. No, infatti questo canto che lo passi tu, sentite che la voce così viene meno rovinata. Il canto che infatti proponiamo stasera a Rosa Carmeli praticamente ci fa chiedere a Maria che continua a generare anche noi come ha generato Cristo. Noi siamo corpo di Cristo, ha generato nella storia una volta per sempre, dove per generare significa però, con il termine giusto qua, portarci in grembo verso il paradiso. E la sua, la vergine feconda che la